data, significa appunto poter usufruire di tutta una serie di informazioni che ci consentono di leggere le organizzazioni, i processi HR e le persone in modo differente, che aiuteranno le scelte e le decisioni dei vari processi del life cycle HR e non necessariamente dovranno sostituire poi la decisione umana. La terza non la sappiamo perché oggi stiamo parlando di queste tecnologie che 4 o 5 anni fa erano a un livello di maturità molto, molto basso, addirittura non esistevano. Tutto quello che riguarda la comunicazione, l'introduzione delle tecnologie, delle community, il Facebook aziendale, piuttosto che questo, dovranno essere, come dire, presidiate bene da HR per quanto riguarda l'aspetto della brand reputation e per quello che riguarda anche la gestione delle community e quindi anche l'attenzione a valori etici, alla sostenibilità delle cose che si fanno. Cioè. Sicuramente il cloud 2.0, perché la tecnologia cloud e la sua evoluzione permette di svolgere in maniera molto più veloce e con agilità il day to day nelle organizzazioni, e in particolare il cloud ha permesso a chi lo fornisce come tecnologia di aprirsi al mercato verso l'esterno, sia verso i clienti che sono organizzati in Customer Advisory Board, sia verso eventuali altri partner le cui soluzioni completano e integrano le soluzioni disponibili e quindi completano i processi di business che possono essere mappati. Sicuramente oggi pensare a parlare di un percorso formativo classico come veniva fatto una volta, cioè si creava un percorso formativo e lo si calava sull'azienda sperando che potesse andare bene per tutti. In realtà oggi questo non è possibile, c'è bisogno di poter creare sempre di più una veste sartoriale a 360 gradi, cioè riuscire rispetto alla need analysis a creare sempre di più dei modelli che possano essere funzionali poi per il business.